Lo scultore. Uno scultore stava lavorando alacremente col suo martello e il suo scalpello su un grande blocco di marmo. Un ragazzino che passeggiava leccando il gelato si fermò davanti alla porta spalancata del laboratorio. Fissò affascinato la pioggia di polvere bianca, di schegge di pietra piccole e grandi che ricadevano a destra e a sinistra. Non aveva idea di cosa stesse accadendo. Quell'uomo, che picchiava come un forsennato la grande pietra, gli sembrava un po' strano. Qualche settimana dopo, il ragazzino ripassò davanti allo studio e con sua grande sorpresa vide un possente leone nel posto dove prima c'era il blocco di marmo. Tutto eccitato, il bambino corse dallo scultore e gli disse: «Signore, dimmi come hai fatto a sapere che c'era un leone nella pietra?» Bruno Ferrero, La vita è tutto quello che abbiamo. Cosa ci insegna? Come lo scultore di questa storiella, abbiamo il compito di eliminare colpo dopo colpo quell'inutile materia che imprigiona la nostra vera essenza e ci impedisce di essere artefici del nostro destino. Il tuo destino è dentro di te. Il progetto è al tuo interno. Prima di metterti a rincorrere alcunché, la cosa fondamentale è chiudere gli occhi, metterti in sintonia con te stesso e con la tua energia e ascoltare. E qualunque cosa ti dica, quella è la cosa che fa per te. In quel caso ti sentirai appagato e col tempo ti avvicinerai sempre di più al tuo sbocciare, alla tua fioritura. Osho. È uno sgravarsi da ogni peso inutile e da tutto ciò che ci condiziona negativamente. È un lavoro orientato verso l'interno piuttosto che verso l'esterno. Un lavoro che privilegia la conquista del più grande tra tutti i traguardi, d'esplorazione e il dominio dell'universo interiore. Quando ci si accinge a compiere un viaggio nella propria dimensione interiore, si rinuncia a tutto ciò che ostacola il cammino, si rinuncia a tutto quello che non è essenziale, in modo da poter ricercare l'essenziale ed esplorarlo. Si cerca di sgravarsi di ogni fardello affinché il viaggio diventi più agevole, perché il viaggio, questo viaggio, conduce alla vetta, a quanto di più elevato esiste, il vero e proprio apogeo delle possibilità umane, il vero culmine. Osho. Se il nostro progetto di vita resta confinato alla sola esplorazione dell'universo esteriore, non scopriremo mai la scintilla divina che è in noi e non saremo mai uomini a immagine e somiglianza di Dio. Qui sta la differenza tra l'uomo e gli altri animali. Essi vivono, non indagano. Nessun animale si è mai chiesto: cos'è la verità? Cos'è la vita? Quale è il significato della vita? Perché siamo qui? Da dove veniamo? Qual è lo scopo del nostro destino? Questa è la gloria dell'uomo. Egli è molto piccolo, ma è più grande del cielo, poiché c'è in lui qualcosa di unico, la capacità di porsi interrogativi, di ricercare. Neppure la distesa del cielo è tanto vasta quanto l'uomo, poiché il cielo può avere una fine, ma non c'è limite all'indagine dell'uomo. Si tratta di un pellegrinaggio eterno che non ha principio
né fine. Osho.